Esulta Intercopa il comitato interprovinciale per l'acqua pubblica per la scelta dell'azienda speciale consortile per la futura gestione del servizio idrico in provincia. Oggi abbiamo ottenuto il risultato. Oltretutto abbiamo diciamo, come provincia eh, detto, riscattato il referendum del 2011 dove i cittadini hanno votato per l'acqua pubblica. Questa provincia oggi ha l'acqua pubblica in tutti i sensi, sia come gestione che anche diciamo, che, che è il tentativo domani di farlo diventare anche a livello nazionale. Una, diciamo, la gestione del bene comune come quella dell'acqua, qualcosa di, che venga solo Gestito dal pubblico. Adesso, che fase si apre, cosa bisogna fare e cosa vi aspettate da parte dei sindaci? Beh, adesso si apre sicuramente una, una parte. Eh... Io non voglio, diciamo, illudere che con l'azienda speciale tutto è risolto, già ce lo disse il professore Lucarelli che era una strada comunque eh, un po' più complicata. Però questo deve responsabilizzare molto di più i sindaci, perché è vero è l'osservazione che ha fatto la sindaca che questo potrebbe, diciamo, determinare eh, dei problemi alle amministrazioni che dovranno tenere conto e eh, stare attenti molto di più al bilancio adesso perché farà parte anche quella gestione del bilancio. Però è che vero che dovrà... Dovranno prima o poi cominciare a responsabilizzarsi e a fare in modo che. Così come fallisce il privato, non fallisca anche il pubblico, pur sapendo che solitamente il pubblico viene visto come qualcosa che fallisce sempre. Ma noi abbiamo dato già una forte diciamo, impronta al sistema per dire che quando ci sono le battaglie giuste si vincono. Allo stesso tempo ci rendiamo conto delle responsabilità che dovranno assumersi, ma sarebbe la stessa responsabilità di affidare a un privato che ci costringe a tariffe così elevate, non solo anche truccando le carte, anche truccando le tariffe anche facendo diciamo, di quella che è una gestione pubblica è qualcosa di molto privato e nella maniera in cui l'hanno gestita fino ad oggi. Non solo la questione dei costi dell'acqua esorbitanti, per Franco Zammuto l'altro grande problema da risolvere è quello che riguarda i comuni che non consegnarono le reti agirgenti acque. Il problema riguarda appena l'8% della popolazione, per cui in sé non è, non è di grande rilievo su quello che dovrà essere la gestione futura. Il problema grande è che lì dove ci sono regole molto precise ritengo che qualcuno voglia diciamo, avere un'interpretazione molto estensiva del problema e lì si sta incancrenendo un po' il ragionamento tra i sindaci perché gli otto comuni che hanno presentato ritengono di avere tutti i requisiti, hanno presentato la loro documentazione. È incredibile che l'articolo 147 bis della legge del 2006 la 154, eh, prevede eh, come te, chiaramente che si devono avere già a priori tutti i requisiti. Il fatto che ci possa essere un rinvio insomma, lo, lo valuteremo, però rimarrebbe una macchia qualora non si agisse nella misura in cui le disposizioni non vengano rispettate o ne viene fatta un'interpretazione estensiva, e la definisco estensiva per non dire altro. Sempre di Intercopa abbiamo raccolto il commento di Fabrizio Raso. Oltre dieci anni di lotta, dove praticamente ci sono state gente che veramente ha fatto degli atti eroici nella lotta praticamente contro il gestore privato e per il ritorno all'acqua pubblica. Oggi è un giorno di gioia eh, e di festa. Però ancora la sfida è lunga perché si dovrà mettere su praticamente questa nuova gestione. Soddisfazione per la decisione di ieri assunta da lati anche da parte del centro studi De Gasperi di Sciacca, che con il presidente Stefano Scaduto ha sempre sostenuto che fosse questa la soluzione da adottare. Non manca di rimarcare, Stefano Scaduto, come quella di ieri sia una vittoria delle associazioni e dei comitati per l'acqua pubblica che, con la loro pressione, sono riusciti anche a far cambiare idea allo stesso sindaco di Sciacca, la quale ad un certo punto era sembrata a favore della SPA. Anche Stefano Scaduto rimarca poi l'esigenza di capire se ci saranno gestioni comunali autonome rispetto alle quali, dice, la legge nazionale prevede requisiti tassativi che nessuno dei comuni richiedenti sembra possedere. Di data storica parla il sindaco di Ribera, ritengo però sia soltanto un primo passo, dichiara Carmelo Pace, perché la risposta più importante che adesso i cittadini aspettano è quella di avere un servizio efficiente con costi sopportabili e non esorbitanti come quelli attuali. Per conseguire questo obiettivo, conclude Pace, è necessario che le enormi risorse idriche della provincia vengano ottimizzate e condivise tra tutti i comuni agrigentini. Da atto e merito al Presidente dell'ATI e all'Assemblea dei Sindaci di aver rispettato la volontà popolare il deputato regionale saccense del Movimento 5 Stelle Matteo Mangiacavallo. Adesso auspichiamo, conclude, che l'iter intrapreso si possa concludere al più presto con la costituzione dell'azienda speciale consortile e con l'affidamento all'azienda della gestione attualmente commissariata.